Ciao, sono il dottor Max. In questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Vampate di calore, cause e sintomi. Una vampata di calore è un'imprevedibile sensazione di intenso calore, di norma associata a sudorazione profusa e aumento dei battiti cardiaci. La cute, specialmente quella di viso e collo, può diventare arrossata e calda al tatto. Una caldana si manifesta all'improvviso nella parte superiore del corpo, a partire dal volto, dal collo o dal petto. Ogni episodio dura diversi minuti e al termine, la sudorazione può lasciare il posto a brividi. Le vampate possono manifestarsi durante la notte come sudorazioni notturne, causando così problemi di insonnia. Le vampate di calore sono il sintomo più tipico della menopausa, momento in cui si manifestano per cambiamento dei livelli ormonali. Curiosamente, sebbene più raramente, può verificarsi anche la situazione opposta, ovvero attacchi di freddo correlati alla menopausa. In questo caso, possono presentarsi occasionalmente o più volte durante il giorno e diminuire con il passare del tempo. Anche gli uomini possono sperimentare le vampate di calore in andropausa, per una riduzione del testosterone. Per lo stesso motivo, le caldane possono insorgere nei pazienti con tumore alla prostata o ai testicoli sottoposti a terapia ormonale androgeno soppressiva. Le vampate di calore possono anche svilupparsi come un effetto collaterale di alcuni farmaci e, talvolta, come sintomo di gravi infezioni. Altre situazioni che favoriscono tale manifestazione sono gli attacchi di panico e, nelle donne, il periodo mestruale o premestruale. In alcuni casi, le vampate di calore sono un sintomo di un problema all'ipofisi, all'ipotalamo o alla tiroide per le loro implicazioni nel controllo della temperatura corporea. Possibili cause di vampate di calore. Vampate di calore è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni. Cancro alla prostata, couperose, ipertiroidismo, rosacea, tumore ai testicoli, cause rare. Attacco di panico, menopausa. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte: mypersonaltrainer.it